Bentornati in compagnia di Overture. Ci troviamo in una città straordinaria, pensate, a ben 3.000 anni di storia. Si trova ad un'altitudine di 545 metri nel cuore della Toscana. Stiamo parlando della splendida Volterra. Alle nostre spalle abbiamo la Porta all'Arco, in assoluto una delle più importanti porte del periodo etrusco, costruite da questa antichissima civiltà. Un'opera imponente, un'opera che rappresentava per la città sicuramente, oltre che una via di accesso, un vero e proprio biglietto da visita per chi entrava nella città. Originariamente era costruita completamente in pietra panchina, la pietra che vediamo ancora qui presente, con cui sono costruiti i due stipiti della porta, il vestibolo interno e anche la parte interna, il fornice interno alla città. La porta è stata costruita nello stesso periodo in cui è stata costruita la grande cinta muraria etrusca di oltre 7 chilometri, all'incirca verso la fine del IV, inizio III secolo a.C. L'imponenza della porta ha avuto delle sue modifiche, soprattutto nella parte alta della struttura, nel periodo ellenistico, dove sono state modificate i due archi, l'interno e esterno, e sono state apposte tre figure, tre statue, tre teste rappresentanti molto probabilmente delle divinità poste a protezione della città. Il centrale probabilmente poteva essere il grande Giove e ai lati rappresentati forse quelle che sono cosiddette le vedette mitologicamente conosciute, e cioè i Dioscuri, Castore e Polluce. Originariamente non era chiusa ma era aperta, e rappresentava uno dei due estremi del grande asse viario della città di Volterra, il Cardo Maximus, che si sviluppava da nord a sud. Le pietre utilizzate nel periodo ellenistico, ovviamente nella tradizione romana, arricchiscono molto la porta, in quanto cromaticamente sono visibilmente diverse. L'arco in tufo di pignano molto più chiaro, i protomi che vediamo delle tre teste in selagite, una pietra della vicina Monte Catini, che a quel tempo era una pietra cangiante e quindi di tutto rilievo e di tutta evidenza a coronamento di questa grande struttura. Un ringraziamento particolare alla Proloco di Volterra, con cui abbiamo collaborato per questa nostra trasmissione. Ringrazio Franco. Franco, una Proloco, una realtà, un'istituzione, fra l'altro fra le prime in Italia. Sì, direi di sì, che la Proloco di Volterra, abbiamo i primi documenti, nasce nel 1929 e fino ad oggi la Proloco è stata presente sul nostro territorio, valorizzando i patrimoni che, come vedete, ci sono così tanti, e cercando di proiettarsi nel futuro con una Volterra di qualità. Il nostro obiettivo si chiama Volterra Quality, dove tutti gli elementi, dal ristoratore al sistema alimentare e quant'altro, devono concorrere per una Volterra di qualità, dove la qualità della vita è importante. Questo è il nostro obiettivo per gli anni 30. E quindi concretamente Pro Volterra di cosa si occupa? Volterra si occupa essenzialmente, con l'ufficio che vedete alle mie spalle, sia di promozione turistica, sia di informazione turistica, sia di servizio al cittadino. Questo ufficio è aperto tutti i giorni, anche la domenica, per fare un servizio al cittadino, per le necessità, quindi da quelle che possono essere il sistema di viabilità, quindi biglietteria e quant'altro, dai treni ai traghetti, in più informazioni al turista. Qualche anno fa abbiamo lanciato un progetto interessante che si chiama Welcome to Volterra, per cui l'obiettivo è di non aspettare il turista qui nella nostra sede, ma di andare ad
ad incontrarlo là dove arriva, quindi chiedendo quali sono le prime necessità. Quindi benvenuto a Volterra, portando tutta l'amministrazione e chiedendogli quali sono le prime necessità di cui può aver bisogno al momento in cui viene a Volterra. Siamo nella piazza principale di Volterra, la Piazza dei Priori. Fino all'inizio del secolo scorso, Piazza Maggiore. È una piazza di impronta chiaramente medievale ed è attornata da palazzi di origine medievale e palazzi che hanno avuto invece delle modifiche in periodi più recenti. Abbiamo il palazzo in fronte a noi, Incontri, attuale sede della Banca Cittadina, il Palazzo Pretorio, caratterizzato dalla famosissima e antichissima torre familiarmente chiamata dai volterrani Torre del Porcellino, il Palazzo del Monte Pio, dall'altra parte il Palazzo del Vescovado e qui davanti a noi il Palazzo principale della città, quello che ha dato il nome anche, e cioè il Palazzo dei Priori. È il più antico palazzo comunale della Toscana. È stato preso spunto da questo palazzo qua anche per costruire Palazzo Vecchio in Piazza Signoria a Firenze. La sua costruzione è iniziata nei primi anni del 1200 ed è stato completato nell'arco di alcuni decenni, intorno alla metà dello stesso secolo. Il palazzo che vediamo oggi non è identico a ciò che era stato inizialmente costruito, ha subito delle importanti modifiche nel tempo. Subito dopo la sua costruzione fu aggiunto un corpo di fabbrica posteriore, di fatto quasi raddoppiando per tutta la sua altezza il palazzo originariamente costruito, e nella facciata furono chiuse i due iniziali accessi, quelli sulla destra, e un grande arengo che permetteva l'accesso a queste due porte. Fu aperta la porta centrale, che è quella attualmente di accesso al palazzo. Intorno alla metà del 1800, per la precisione dopo il terremoto del 1846, fu modificata la torre che era stata danneggiata dal terremoto e fu costruita quella attuale in pianta pentagonale. Qua si respira il grande artigianato. Dal 1912 qua si realizzano degli oggetti straordinari in alabastro, quindi qua si lavora l'alabastro. Siamo a Volterra, quindi qua sono in compagnia di Piero Fiumi, benvenuto. Piacere, piacere. Piero, qua c'è la storia, qui si respira proprio la storia, la cultura di questa pietra straordinaria. A Volterra abbiamo una tradizione plurisecolare dell'alabastro che risale agli Etruschi. E noi come Ditta Rossi abbiamo una tradizione sin dal 1912, allorché mio nonno Camillo Rossi fondò l'azienda. Era un momento d'oro per Volterra. E poi di generazione in generazione. E poi venne mio zio e venne mia mamma, e poi sono venuto io e poi mio figlio Luca. Quindi è una tradizione familiare. Piero, qua vediamo degli oggetti maestosi, oggetti importanti che in questo caso rappresentano un po' la fauna, quindi gli animali. Questa è una raccolta di animali di alabastro, testimonianza di una schiera di artigiani che purtroppo non ci sono più, ed è una prova dell'artigianato artistico nel settore dell'animalistica. Quindi abbiamo vari settori, dagli animali, dalle statue, dai vasi, dagli oggetti decorativi, fino poi agli oggetti da regalo e di piccola spesa. Quindi qui abbiamo una panoramica di tutto, dall'illuminazione alla decorazione all'oggettistica da regalo. Gli artigiani trascorrevano ore ed ore, giorni e giorni nel tuo laboratorio,
per plasmare, per creare questi, questi oggetti. Piero, noi ci gustiamo anche i preziosi oggetti che sono qua rappresentati nel tuo showroom, però per l'occasione è arrivato un tuo artigiano che nel tuo laboratorio in questo momento sta lavorando, è lì al tornio credo, e noi andiamo a trovarlo per vedere cosa sta realizzando. D'accordo? Andiamo giù nello storico laboratorio, che è un museo vivente dove possono entrare turisti, dove possono entrare studenti per avere la visione di una storia di Volterra legata all'alabastro, perché ricordiamoci, Volterra ha i monumenti, Volterra ha le strutture museali, ma il sistema di vita, way of life, qual è? È molto importante conoscere come una persona conquista il mercato e quindi lavora. Allora Piero, andiamo di sotto nel laboratorio a gustarci il fascino della lavorazione di questo alabastro. Piero, stiamo per andare a curiosare nella lavorazione vera e propria, ma già ci siamo addentrati in quella che è il sapore della storia. Qui siamo nel laboratorio, nel tuo laboratorio, che è sottostante lo showroom, ma vogliamo intanto capire, ma cos'è l'alabastro veramente? L'alabastro è l'oro di Volterra. L'oro bianco. L'oro bianco di Volterra. È un minerale gessoso che si trova nelle cave nel dintorni di Volterra, in ovuli che sembrano grosse patate o giganteschi tartufi. Si è formato da una stratificazione del sale, e cioè dalla evaporazione delle acque del mare milioni di anni fa. E in base alle caratteristiche del terreno può avere varie sfumature. Sì, si va dall'alabastro bianco trasparente all'alabastro bianco opaco, all'alabastro grigio, dipende anche dalle infiltrazioni ferrose che ci sono state nel corso degli anni e dei secoli. È un solfato di calcio con due molecole d'acqua, a differenza del marmo che è carbonato di calcio. Questo di Volterra è alabastro gessoso, diverso dall'alabastro orientale che si trova in Egitto. E qua c'è il sapere, c'è la storia, c'è tanto bel bianco qui, siamo immersi nel bianco. Franco, artigiano da una vita. Sì, senz'altro, da più di 57 anni. È meraviglioso, guarda, essere qua. E tu in questo caso sei al tornio. E cosa stai facendo? Sto facendo una ciotola per mettere su un tavolino e poi metterci dentro le cosine. Ecco, qui ci sono tantissimi strumenti, sì, che tu utilizzi in questo caso. Questo si chiama rampino che si serve per, si dice, sgrossare, per levare il più grosso e poi si passa, mettiamo. E poi non è facile dare un equilibrio di forme, no? Ci vuole. Quello che c'è in testa va poi concretamente realizzato. Sì, bisogna averlo bene in mente e poi metterlo in pratica con le mani, è chiaro. Quindi abbiamo visto tantissimi oggetti, tantissimi vasi, animali, e quello che è straordinario è capire che dietro un oggetto finito c'è una lavorazione importante. Si parte da una sorta di pietra, per arrivare poi attraverso dei modelli, per arrivare a degli oggetti del genere. Sì, infatti si parte da un blocco, che questo blocco poi si trovano sottoterra. Bisogna andare sottoterra, scegliere questi blocchi, portarli fuori, segarli a lastre, poi farci i vari pezzi per qualsiasi cosa uno vuol fare, di varie misure, e poi si incolla al tornio e si realizza ciò che abbiamo in mente. Grazie Franco, gentilissimo, ti lasciamo al lavoro. Questo è l'oro bianco di Volterra, come abbiamo detto.
il nostro showroom. Abbiamo 3 ampie sale d'esposizione dove i turisti vengono, possono visitare, l'ingresso è libero, abbiamo una vastissima quantità di oggetti e di merce in esposizione, dalle uova alle ciotole, alle scacchiere, al new design con maglioni e camicie. Cerchiamo di accontentare tutti, perché qui noi abbiamo come turisti, visitatori da tutto il mondo, Germania, Stati Uniti, un po' dal Giappone, un po' dalla Cina e anche molti turisti italiani. Ospitiamo diversi gruppi, anche di studenti, dove vedano la lavorazione e poi possono scegliere il ricordino, il regalino da portare a casa. È una cosa che piace molto. Vi aspettiamo in Ditta Rossi, Piazzetta Pescheria, vicino panoramica del Teatro Romano. Teatro Romano di Volterra, portato alla luce a metà del secolo scorso grazie all'intraprendenza e alla volontà di un nostro concittadino, Enrico Fiumi, è stato costruito in epoca augustea, nato nei primi anni del primo secolo d.C., sfruttando il declivio della collina, così come veniva fatto per la costruzione degli Odeon greci. Il teatro è caratterizzato dall'utilizzo di materiali compositi. La struttura alla base, tanto per cambiare, in pietra panchina volterrana di colore giallo-giallo-grigio. La cavea, dove erano seduti gli spettatori, in tufo bianco di pignano, inframmezzato dalle scalinate costruite in pietra selagite molto scura, la pietra di Montecatini. Il tutto contornato con statue e colonne in alabastro bianco, come possiamo vedere anche nella parte ricostruita del front scene. Questo utilizzo di materiale policromatico doveva far apparire veramente un'immagine incredibile, un vero e proprio colpo d'occhio, forse oggi non nemmeno immaginabile. Volterra è una città che ha una storia ultramillenaria. Il ruolo di Volterra sicuramente è stato molto importante nel passato, può esserlo ancora oggi con un grande sviluppo di carattere culturale, turistico, ambientale. Stiamo ad esempio percorrendo un progetto assieme ad altre realtà che faccia di Volterra un patrimonio UNESCO, un progetto a rete con altre città etrusche, un progetto interregionale. Quindi vogliamo fare in modo che Volterra torni ad essere una delle capitali etrusche. Di Volterra si conosce più l'aspetto etrusco, romano e medievale, ma ecco, se ci fosse una caratteristica è quella che è importante il fatto che la città è ancora viva, quindi Volterra è anche contemporanea e viva anche attraverso e soprattutto attraverso la sua gente, gente che riesce ancora oggi attraverso le specialità, ecco, di carattere artigianale, l'artigianato artistico, non solo l'alabastro, ma anche quelle di carattere enogastronomico. Nel cuore di Volterra incontriamo l'eccellenza vera, pura, dal ristorante da Beppino, e sono in compagnia di Angelo e tutta la sua famiglia. Quindi benvenuta ad Angelo, Sara, e poi abbiamo la nostra chef Mariana.
Quindi benvenuti a tutti e soprattutto benvenuti a questi straordinari piatti. Angelo, ma cosa ci hai preparato oggi? Qua il punto forte innanzitutto è la pasta rigorosamente fatta in casa. Fatta in casa e abbinata poi ai prodotti della nostra azienda agricola, Potere Risalzo, in cui facciamo tutti i prodotti del maiale di Cinta Senese, allevato completamente allo stato brado. Qui vedete il prosciutto di Cinta. Però partiamo dalla pasta, partiamo da questa. Pappardelle che ci ha preparato sono appena fatte, è pasta fatta in casa, quindi Mariana vi spiegherà meglio. Mariana, ma qual è il vantaggio di servire agli ospiti una pasta rigorosamente artigianale? Ma il vantaggio è, oltre ai tempi di esecuzione del piatto, che sono senz'altro più rapidi, ma è soprattutto offrire un prodotto di qualità, perché è assolutamente incomparabile la pasta fatta fresca, fatta a mano, fatta in casa, rispetto ad un prodotto, seppur fresco, comunque industriale. E a proposito di freschezza, qui i profumi ci inebriano, qua abbiamo fra l'altro un piatto di pici. Come sono fatti questi pici? Allora, i pici sono un impasto semplicissimo di farina zero, acqua e solo un goccio di olio. E sono una preparazione tipica del senese, ma ormai diffusi in tutta la Toscana, e in questo caso sono conditi con un ragù di Cinta Senese che proviene dall'allevamento di famiglia, e un ragù molto semplice e molto profumato. E poi l'eccellenza di questo piatto sta anche nella croccantezza finale che viene data. Sono briciole di pane casalingo toscano, quindi non salato, e leggermente tostato nel nostro forno a legna. Poi abbiamo anche, fra l'altro, quest'altro piatto adagiato su un letto di caprino eccezionale. Sì, abbiamo una salsa di caprino semplicemente montata con un po' di latte per accompagnare con l'acidità tipica del caprino il sapore intenso e la sapidità del prosciutto di Cinta che costituiscono il ripieno di questi tortelli. Poi fra l'altro abbiamo anche uno squisito pecorino. Questo è un pecorino al latte crudo, sempre nella nostra zona, fatto dai pastori locali. Ce ne sono ormai diverse aziende che fanno questo prodotto e noi ci serviamo anche di loro per valorizzare i nostri piatti. Quindi grazie davvero a tutti, grazie a Angelo, Sara, a tutta questa straordinaria famiglia, e noi continuiamo il percorso in visita qua a Volterra. E abbandoniamoci un po' alle prelibatezze dolciarie, ringraziamo Giancarlo per l'ospitalità. Grazie a voi di essere qui. Piacere nostro in questa straordinaria dimensione, in questo vero e proprio laboratorio del gusto. Sì, è vero, è un laboratorio così. Del gusto. Sì. Qui tocchiamo con mano l'artigianalità, il nostro focus è questo. Noi sì, è ormai da 34 anni che siamo qui e la nostra, diciamo, quotidianità è il... quello che vedete dalla pasticceria. Allora, oggi ci hai preparato delle squisitezze, visto che siamo anche prossimi al Natale, quindi è per questo che ci abbandoniamo un po' a queste delizie. Ma io partirei da questi straordinari cantucci. Allora, il cantuccino è un dolce naturalmente povero, toscano, che anche a Volterra non poteva mancare, naturalmente. E questo qui è al cioccolato. E con questi cantuccini si sono portati in giro un po' per l'Italia anche noi, non solo Prato, insomma, si sono portati a Torino, a Milano, anche nel sud. Siete fatti un po' un tour con questi cantucci? Sì, effettivamente sì, sono buoni, è un dolce povero ma ricco di noi qua abbiamo anche del buon vin santo, perché dopo vogliamo concludere chiaro. Allora, siamo appunto, dicevamo, prossimi al Natale, quindi vogliamo anche presentare del buon torrone, del panforte. Bricciarelli, panettone, cioè, anche se non è nostro, ma purtroppo, insomma, nel senso, in pasticceria oggi dobbiamo fare un po' tutto. La tradizionalità noi si cerca di mantenerla con il ricciarello, il panforte, il torrone, quelle che sono le cose un po' più toscane, diciamo. Però poi per esigenze anche il panettone, il pandoro, lo facciamo come penso tutte le pasticcerie, poi insomma alla fine.
E noi siamo ben felici di aver fatto visita a te, alla tua azienda, perché qua siamo proprio nel cuore di Volterra, quindi nel cuore della Toscana, e questi sono un po' i dolci e le eccellenze che ci rappresentano e che vi rappresentano. Io ti ringrazio ancora, non posso non concludere senza tuffare, così è bello tuffare questo cantuccio in quest'ottimo vin santo per ammorbidirlo e per invitarvi a venire qua davvero a trovare questa straordinaria realtà, perché andate via sicuramente con un buon palato. La storicità di Piazza dei Priori, arriviamo in un locale altrettanto storico e longevo qua per Volterra, Bar Priori. Un'occasione giusta per un'ottima colazione e il momento giusto per un drink pomeridiano. Un piacevole momento di relax per gustarci una ottima cioccolata calda. Tutto questo è quanto abbiamo deciso di farvi gustare, fiduciosi in un vostro apprezzamento. Io ringrazio doverosamente Franco Frediani, Pro Volterra e tutti quanti si sono adoperati nella riuscita di questo nostro appuntamento, soprattutto fermi nel concetto di valorizzare, tutelare il territorio e le sue eccellenze. Per Overture da Volterra è davvero tutto. Vi ringrazio di essere stati come sempre insieme a noi e l'appuntamento torna per la settimana prossima.